Benvenuti nel mondo di Clou. Volevo dirvi solo una cosa, che questo fantastico nome è stato inventato dalla mia piccola principessa Alice. Partiamo con la nostra ricetta di oggi. La nostra ricetta di oggi sarà una torta di mele light. Anche qui serviranno pochissimi ingredienti che adesso vi elenco. Come vedete, per tempistica ho già tagliato due mele a dadini, una mela a fettine, 100 g di zucchero di canna, una bustina di lievito, 230 g di farina 00. Volendo si può utilizzare anche la farina integrale che io purtroppo non avevo in casa. Cannella a piacere, 200 ml di acqua e l'olio evo. Io ho già cominciato a mettere mezzo succo di limone per non farle annerire e ho aggiunto la cannella per dargli sapore. Ovviamente la cannella va a gusto, quindi saprete voi quanta mettere. Mescoliamo e lasciamo riposare finché l'impasto non è pronto. Cominciamo sempre con gli alimenti liquidi, quindi 200 ml di acqua, 6 cucchiai di olio evo. Possiamo aggiungere la farina, questa ricetta non prevede l'uso dell'uovo, ma vedrete che risulterà buona comunque. Ci aiutiamo sempre con una frusta. Aggiungiamo il nostro zucchero di canna. Il nostro lievito per dolci in polvere. Come vedete ci vogliono veramente pochi minuti. Una volta che l'impasto risulta omogeneo, aggiungo quel goccino di limone che è rimasto per non buttare via niente. Siamo pronti per aggiungere la mela tagliata a dadini. A questo punto mi aiuto con il cucchiaio, inizia a sentirsi già il profumo di cannella. Adesso possiamo cominciare ad ungere la teglia. Io mi aiuto di solito con uno staccante per dolci, però si può utilizzare benissimo un goccino di olio. Lo stampo deve essere di circa 20-24 cm. Ecco qua pronto. Prendiamo il nostro staccante e sempre con l'aiuto dello Scottex aggiungere bene la nostra teglia. Ecco qua. Possiamo mettere tutto l'impasto. Ed ora, sempre con l'aiuto delle mie manine d'oro, andrò ad adagiare sopra le fettine rimaste. Eccoci qua, ora siamo pronti per infornare la nostra torta di mele light a forno statico a 180 gradi per 45 minuti. Ecco
Eccoci, la nostra torta è pronta. Non resta altro che dare una bella spolverata di zucchero a velo. Ed è pronta per il taglio. A me piace mangiarla ancora calda. Ecco qua la nostra torta. Ciao a tutti e alla prossima!